E in questo video andiamo a vedere come controllare da remoto la tua stampante 3D grazie ad una Raspberry Pi ed Octoprint. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale, ma se questa è la tua prima volta qui e vuoi ottenere il massimo dalla tua stampante 3D, inizia ora iscrivendoti al canale e attivando la campanella così non ti perderai nulla. Ma iniziamo subito senza perdere tempo con l'occorrente per seguire questo tutorial e con l'installazione vera e propria. Iniziando quindi da una Raspberry Pi, nel mio caso versione 3B+, una scheda microSD da almeno 8 GB, una Raspberry Pi Camera, nel mio caso la versione 2.1, dei modelli da stampare per installare la Raspberry Pi alla stampante, opzionali un kit di dissipatori per la Raspberry. Raccomando sempre di acquistare prodotti originali per la garanzia di qualità. Ma passiamo ora all'installazione dei dissipatori. Prima di applicarli, con un cotton fioc pulisco il chip interessato per rimuovere polveri. Sul retro i dissipatori sono protetti da una pellicola adesiva che va rimossa, per andare poi ad applicarli alla scheda. Per un totale di 3 installazioni aiuteranno sensibilmente a mantenere le temperature contenute. Inserisco la scheda nel supporto stampato. Chiudo con il coperchio e serro quest'ultimo utilizzando delle viti da legno che passano nei fori di supporto della Raspberry. Così facendo sarà saldamente collegato al supporto, pronto per essere installato nella stampante. Passiamo sul desktop e raggiungiamo il sito dedicato ad Octoprint per cliccare nella pagina di download. Scarichiamo quindi l'ultima versione di OctoPI disponibile. Per comodità sposto l'archivio nel desktop e avvio l'estrazione. A questo punto inserisco la scheda microSD nel computer e avvio Etcher. Dal menu seleziono l'immagine di OctoPI precedentemente scaricata e mi assicuro di aver scelto la periferica di destinazione corretta, ovvero la microSD appena inserita. Premo quindi Flash. Si avvierà un processo di inizializzazione della microSD con il sistema OctoPI. Una volta terminato, rimuovo la periferica per reinserirla nuovamente. Apro il volume boot e cerco il file per configurare la rete con cui si dovrà connettere Octoprint una volta avviato. Ecco il file di configurazione. Se hai una rete protetta da VPA o VPA2, dovrai aggiungerla qui di seguito come indicato. Ovviamente utilizzerò nomi fittizi per lo scopo dimostrativo. In SSID inserisci il nome della tua rete Wi-Fi e in PSK la password per accedervi. Puoi anche configurare reti aperte, ovvero senza autenticazione o protette da tecnologie web, anche se obsolete. Di seguito è possibile configurare la provenienza, quindi aggiungo l'entry country con valore IT per indicare la provenienza geografica. A questo punto non basterà far altro che salvare il file, espellere la microSD e rimuoverla dal PC. Così facendo sarà possibile inserirla nello slot della Raspberry Pi. Passiamo quindi all'installazione del supporto nella NetA8. Inizio scollegando il cavo del display. Successivamente svito la copertura acrilica posteriore del display per andarla a rimuovere. Occorrerà sostituire le viti rimosse con altre da 35 mm. Una volta fatto si potrà reinserire la protezione acrilica e posizionare il supporto precedentemente assemblato assieme alla Raspberry. Per fissarlo alla stampante avvito con dei dadi le viti sostituite. È anche disponibile un alloggiamento per una ventolina, ma al momento non avendone a disposizione rimando l'upgrade. Occupiamoci della camera. Prima di tutto rimuovo la pellicola protettiva nella lente. Poi inserisco il modulo nella facciata anteriore del supporto stampato per andarlo a chiudere tramite un meccanismo di incasso con il lato posteriore. Dovrei sentire un leggero click. Avvito quindi l'estensione con una vite e un dado.
L'altra estremità andrà collegata al supporto della scheda nella stampante, ancora una volta con vite e dado. Per regolare la posizione basterà avvitare o svitare questa. Non dimenticarti di collegare il cavetto della camera nello slot addetto della Raspberry Pi e se trovi difficoltà rimuovi il coperchio anteriore. Forza, ci siamo quasi. Collego il cavo di alimentazione al Raspberry, il cavo USB dalla scheda madre della stampante ad una delle porte USB-A della Raspberry e siamo pronti per tornare sul desktop. È importante cambiare password dell'account nel sistema, quindi effettuo una connessione SSH ad octopi.local che dovrebbe essere raggiungibile se la Raspberry è accesa e ha effettuato il boot correttamente. L'account ha nome PI e password Raspberry. Con il comando passwd è possibile cambiare password, inserendo quella attuale, la nuova combinazione e la conferma di quest'ultima. Invio exit e termino la comunicazione. È arrivata l'ora di raggiungere Octoprint. Apro quindi il browser Safari e dalla barra degli indirizzi digito octopi.local. Se questo risponde, ecco apparire la schermata di configurazione. Seguimi ora che non è difficile. Dopo il benvenuto, premo Next e ci troveremo a dover configurare un utente per l'ACL con nome e password. Confermiamo quindi alla fine l'abilitazione del login. Nel secondo step è possibile verificare la connessione ad internet e postare un timer per il check di questa. Abilitiamo anche tale opzione con il solito tasto sulla destra in fondo in basso. Qui potrei scegliere se abilitare una blacklist default di plugin non affidabili. Se non hai dimestichezza con l'ambiente ti consiglio di attivare l'opzione senza dubbi. Octoprint è in grado di effettuare lo slicing di file tramite un core Cura e ti offre quindi la possibilità di caricare un profilo di slicing. Nel mio caso salto questo passaggio non utilizzando Cura come slicer principale. Ultimo step dedicato alla configurazione della macchina. Con nome e modello inserisco in entrambi i casi Aneta 8. Nel secondo tab aggiungo info riguardanti all'area di stampa, digito quindi le dimensioni del mio piatto. Nel tab dedicato agli assi è possibile impostare il feed rate degli stepper motor ed è anche possibile invertirne l'orientamento. Come ultima finestra troviamo la configurazione del hot end e estrusore. Fine della configurazione, clicchiamo su Finish. Ed ecco come si presenta Octoprint. Avvio quindi la connessione con la stampante. Come puoi notare sono stati caricati dei file dalla memoria di questa. Legge le temperature e nella tab Control ho accesso alla camera installata. Se anche nel tuo caso è capovolta, clicca su Impostazioni, Webcam e Timelapse e spunta le caselle per invertire l'orientamento X ed Y. Ed ecco lo stream corretto. Continuando è possibile muovere a piacimento gli assi e tanto altro. Abbiamo poi il tab G-Code Viewer per visualizzare l'anteprima del modello, il terminale per inviare comandi G-Code alla macchina, che è comodissimo, e come ultimo tab Timelapse per configurare appunto riprese a lunga durata per vedere l'evolversi del modello in stampa. Preciso che questo voleva essere un video solamente dedicato alla installazione e configurazione iniziale di Octoprint nella tua stampante 3D. Se cerchi un tutorial più approfondito riguardo all'utilizzo di Octoprint lo troverai nelle schede qua in alto una volta pubblicato tra non molto tempo. Mi raccomando, se hai qualche dubbio riguardo a questo procedimento o vuoi ulteriori informazioni, scrivi pure nella sezione commenti dove sarò felice di risponderti. Noi ci vediamo al prossimo video, più in alto trovi la playlist dedicata alla stampa 3D sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!